Ben 7 vittorie ieri nella 16ª giornata del Girone B di Prima Divisione, che si completerà solo stasera con l'atteso posticipo tra Taranto e Foggia. Non conosce sosta la marcia della Nocerina. Con il Gela, che ha collezionato la 6ª sconfitta consecutiva, la squadra di Auteri, sia pure in extremis, ha inanellato l'8ª vittoria nelle ultime 10 partite. La Nocerina, comunque vada domenica prossima a Lanciano, nell'ultima di andata, girerà davanti a tutti. Solo il Benevento sembra in grado di reggere il passo della capolista, che ha già raggiunto quota 35. I giallorossi si sono infatti subito rialzati dopo lo scivolone dello Zaccheria, superando in casa il Foligno. Il Benevento insegue così sempre staccato di 4 lunghezze. È caduto invece di nuovo l'Atletico Roma. Stavolta a Cosenza, fatali i minuti finali. La formazione laziale da un po' di tempo è incapace di avere quella continuità di risultati positivi che l'aveva contraddistinta in avvio di torneo. Ed ora è lontana 7 punti dalla vetta. Il successo di Barletta ha riportato in zona playoff il Lanciano, che ha scavalcato in classifica, si spera solo momentaneamente, il Foggia, attualmente quinto, con un punto di vantaggio sul Taranto, raggiunto a quota 22 dal Cosenza. Come si intuisce, se i rossoneri faranno risultato stasera, resteranno in zona promozione. Ha perso il Siracusa, a Terni, e fa notizia. La squadra di Ugolotti, infatti, aveva vinto 4 volte nelle ultime 5 gare. Gli Umbri comunque sono in ripresa, come dimostrano le 3 vittorie nelle ultime 5 gare. Un solo pareggio ieri, quello tra Lucchese e Juve Stabia, che consente ai campani di essere a sinistra nella classifica. Vittorie importanti per il Pisa, nel derby con il Viareggio, in crisi, e per la Cavese, tornata al successo dopo 3 stop consecutivi. Il tutto, come detto, in attesa del posticipo, Taranto-Foggia, questa sera alle ore 20:45.